Ponte Sasso tutta vuole, fortissimamente vuole, una struttura moderna e all'avanguardia al servizio dell'intera comunità. Lo vuole così tanto da autofinanziare uno studio di architettura per presentare un'idea progettuale di un centro polifunzionale che possa ospitare persone anziane, un centro riabilitativo e strutture aperte alla comunità come un centro benessere o di impianti sportivi. Il tutto dovrebbe sorgere dalle ceneri di quella ex colonia che fu al centro delle cronache invernali per essere stata individuata dal comune di Fano, cosa che poi non si è verificata, come la struttura d'accoglienza di una trentina di migranti minori non accompagnati, cosa che trovò una forte contrarietà della comunità, non per i migranti in sé, ma per l'inadeguatezza della struttura e del contesto che si sarebbe potuto sviluppare in futuro eventualmente. Noi crediamo che questa idea di progetto, perché ovviamente non è un progetto finale, un'idea, possa valorizzare non solo Ponte Sasso ma un intero territorio che va dal fiume Metauro al fiume Cesano. Ora dall'idea si è passati al progetto di massima, anzi due progetti affini ma stilisticamente diversi, di quello che i 5.700 metri quadri di superficie potrebbero diventare. Uno più stilisticamente spinto, futuristico e modernissimo, l'altro più regolare nelle forme, ma sempre nel segno della modernità. Abbiamo cercato di mantenere la caratteristica esistente, che è quella del verde principalmente e della parte sportiva. Quindi queste sono idee di fondo che ci hanno condotto in queste idee progetto, non progetti esecutivi né definitivi. Le comunità e le due associazioni di cittadini da poco costituite hanno avuto una parte fortemente attiva in questa fase progettuale. Avere delle strutture sportive, degli impianti sportivi da poter utilizzare fuori dalla stagione balneare piena, quindi dall'alta stagione, per ospitare, penso, dei gruppi o delle manifestazioni sportive, anche per gli alberghi sarebbe sicuramente una cosa estremamente importante. E la cosa è bellissima, noi che l'abbiamo vissuta da bambini, vedercela demolire lì, buttata alla rovina, per noi è un sogno vederla rinascere. Ora si attende che privati o altri soggetti interessati si facciano avanti per dare sviluppo al progetto, che comunque ha costi di realizzazione importanti, nell'ordine di alcuni milioni di euro.